Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Nella scorsa puntata abbiamo visto com'è riconoscere le note sul pentagramma, sia per altezza e sia per la loro durata, comprese le pause. Oggi vorrei fare proprio alcuni esempi di lettura. Cantare in libertà. Bene ragazzi, allora questo è un pentagramma che ho disegnato e l'ho diviso per battute. Ho fatto le battute, sto scherzando. Ogni battuta, nel caso fossimo in 4 quarti, che è il tempo più o meno standard, poi ci sono altri tempi, però consideriamo il 4 quarti che è più semplice. Avremo delle note diverse per durata e per altezza. Questa nota è una semibreve che dura proprio 4 quarti e noi solfeggeremo in questo modo qua. Si solfeggia sempre facendo primo movimento in giù, poi a sinistra, poi a destra e infine su, in questo modo. 1, 2, 3, 4, tornando sempre al centro. Quindi questa nota si solfeggerà così. Lo faccio a favore di camera in modo che si veda bene. 1, 2, 3 e 4 e pronunceremo la nota, in questo caso Do. Questa sarà la sua durata se il tempo è questo. Se il tempo fosse più veloce, sarebbe do, però durerebbe 4 quarti. Andando avanti, abbiamo due minime. Questo sappiamo essere un re e questo un mi. Quindi il re coprirà i due movimenti e il mi gli altri due e avremo completato la battuta di 4 quarti. In questo modo, re, mi. Questo si chiama solfeggio parlato perché non stiamo considerando l'altezza dei suoni. Andando avanti, abbiamo una semi minima che dura un quarto, quindi un solo movimento, che è un fa, poi una pausa di semi minima che dura ancora un quarto. Significa che nel secondo movimento noi dobbiamo stare in silenzio. E poi abbiamo un sol che ancora è una minima e dura due quarti. Quindi questa battuta si solfeggerà in questo modo qua. Fa, pausa, sol. E avremo fatto questa battuta. Andando avanti, troviamo una pausa di minima che dura due quarti, quindi due quarti di silenzio. Quindi uno, due, e poi la nota la finirà la battuta di quattro quarti. Poi abbiamo ancora due semiminime, do, scusate, si e do, e poi queste due note sono legate da una linea e sono due crome. Si possono scrivere sia in questo modo oppure in questo modo, staccate ognuno con una lineetta sotto, con una coda. Se le uniamo è uguale, saranno sempre due crome. E poi ancora una semiminima. Queste durano un ottavo, quindi soltanto un movimento, senza completare al centro, ma diciamo metà movimento. Quindi sarà così. Si, do, re, re, do. Quindi il re sono due note più veloci, re, re, do. E questa sarà la sua. Così avremo completato questa battuta. Ovviamente noi poi quando iniziamo, leggiamo la musica, non dobbiamo farlo per ogni battuta fermandoci. Ma un movimento fluido lo facciamo una volta, questo sarà così, completo.
Poi c'è ancora una pausa di due movimenti. La, si, do, re, do. Quando vediamo due lineette alla fine del pentagramma, sarà finita la canzone o quello che stiamo studiando. Le note, ricordiamoci un particolare che si possono scrivere o in questo modo, con le linee tipo una P, oppure, se sono più giù nel pentagramma, per una questione visiva, in questo modo, tipo una D. Ok? E poi ovviamente ci sono tanti esempi e tante altre note da considerare, ma questo è un buon inizio per capire come funziona la lettura musicale. Bene ragazzi, spero che questo video vi sia stato utile per cominciare a capire come muoversi con la lettura musicale. Se volete lasciare dei commenti per chiedermi qualsiasi cosa, fatelo pure qui sotto in basso e mettete un like se vi va. Alla prossima!